Ed eccoci qui dopo la terza partita della seconda giornata dell'Udecup 2019 che vedeva scontrarsi la formazione del Lazio con quella della Liguria e vede vincere i primi con un punteggio di 90 a 49. Siamo in compagnia del numero 13 della formazione del Lazio, Timoteo Giuseppe Nicola. Sì. Ciao. Ciao. Allora, com'è andata questa partita al di là di quello che poi è il punteggio finale? Abbastanza bene, abbiamo lottato bene. Ok, l'avete sentita una cosa difficile, intensa, comunque sia. Va bene. Quale pensi che sia stato il vostro punto di forza a livello di squadra? Un po' la difesa. La difesa. E se tu dovessi individuare negli avversari qualcosa che gli è mancato per poter in qualche modo dire la loro nella partita in maniera un pochino più forte? I uomini alti erano buoni. Quindi erano poco fisici. Sì. Avete dominati fisicamente sul campo. Ok. Vedo che nel tuo personale hai fatto 7 punti, una realizzazione tutto sommato discreta, anche se non eccezionale, un 3 su 8 da 2, un 1 su 2 tiri liberi. Ti ritieni soddisfatto di come è andata la partita? Hai preso discreto numero di rimbalzi, 4 in attacco e 3 in difesa, 5 palle recuperate. Poteva andare meglio? Sì. Potevi fare di più? Sei soddisfatto? Abbastanza. Abbastanza. E se tu dovessi decidere una componente del tuo gioco che vorresti migliorare nel prossimo futuro, quale sarebbe? Il tiro. Ok, perfetto. Io non ho altre domande, a meno che tu non voglia salutare qualcuno. No. Perfetto. Allora ti ringrazio per essere qui, in bocca al lupo per la partita di domani. Grazie. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Siamo in compagnia del numero 4 della formazione del Lazio, Giacomo Gaiola. Ciao. 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 Com'è andata questa partita, al di là di quello che poi è il risultato? Abbastanza bene, abbiamo giocato molto bene, abbiamo tenuto la concentrazione sempre alta durante tutta la partita, abbiamo avuto un ottimo impatto all'inizio e abbiamo giocato con le nostre idee di gioco e con molti contropiedi. Ok, se tu dovessi dire un punto di forza che vi ha permesso di portarvi a casa il risultato, quale sarebbe? La difesa e il correre in contropiede. Ok, e invece qualcosa che ha penalizzato i vostri avversari? Un pochino il fisico e il gioco di squadra, diciamo. Hanno fatto girare poco la palla? Sì, giocavano individualmente con i tiri da tre. Ok, vedo che nel tuo personale hai realizzato 7 punti, una percentuale intorno al 60%, non troppi tiri presi in realtà, solo 5, comunque 3 realizzati. Ti senti soddisfatto del risultato? Sì, sì? Perché nel secondo quarto ho giocato per la squadra, ho fatto molti assist, una palla recuperata e nell'ultimo quarto ho realizzato tutto. Ok, se tu dovessi decidere nel tuo gioco una cosa da migliorare nel prossimo futuro, quale sarebbe? La difesa e un pochino il tiro da tre. Ok. Io non ho altre domande, se tu vuoi salutare per il momento. Saluto i miei familiari, i miei compagni di squadra. Ok. E allora io ti ringrazio per essere qui con noi, in bocca al lupo per la partita di domani. Grazie. E noi ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Siamo in compagnia con Lorenzo Dazzon, numero 9 della formazione della Liguria. Ciao. Ciao. Lorenzo, com'è andata sta partita? È andata abbastanza male, siamo partiti male, non abbiamo tanto difeso all'inizio e facevamo tanti contropiedi in attacco, non riuscivamo a giocare di squadra, andavamo sicuramente, facevamo tanti passi, perdevamo la palla e la squadra Lazio ovviamente l'ha approfittato e è andata sotto di se non sbaglio, di 15, siamo andati sotto e poi è stato molto, molto dura a recuperarla. Ok, vedo un sacco di cose, ma se tu dovessi individuare la cosa che vi ha penalizzato sicuramente di più a livello di squadra, quale sarebbe? Che non abbiamo giocato tanto di squadra, che cercavamo un tiro da tre oppure andavamo a cercare sotto per tirare, per fare canestro, non abbiamo tanto girato la palla come faceva la squadra Lazio. Ok, e un punto di forza loro invece quale pensi che sia stato? Punto di forza loro l'aspetto fisico, che erano molto più grossi di noi, e anche il gioco di squadra, come facevano girare molto più la palla velocemente rispetto a loro. A livello personale vedo che hai segnato 4 punti, no, 2 punti, sì, 2 punti, un solo tiro su 5 realizzati da 2, non sei mai stato in lunetta, ho preso 7 rimbalzi, sì, una nota positiva. E
cosa succede? Non ci sono state occasioni? Troppo pressione? È molto difficile entrare perché ti chiudevano facilmente, poi erano anche grossi, quindi scaricavo la palla per non forzare il tiro, a volte sforzavo e sbagliavo, quindi non sbaglio, però ho cercato di passare, di far tirare gli altri che erano più bravi, tipo da tre oppure da due con gli altri, per andare a fare il resto. Ok, se tu dovessi decidere nel tuo modo di giocare una cosa che miglioreresti nel prossimo futuro, qual è? Il tiro e tirare i tiri. Dalla media o dalla lunga distanza? Dalla lunga distanza, poi dalla media da sotto li faccio qualche volta, li faccio spesso, però da tre non tanto, quindi devo cercare di migliorare su quel tiro. Ok, io non ho altre domande, se vuoi salutare qualcuno al momento. La mia famiglia e tutti i miei compagni di squadra. Ok, io ti ringrazio per essere qui, in bocca al lupo per la partita di domani. Grazie. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Siamo in compagnia del numero 11 della formazione Ligure, Francesco Caverzazio. Ciao. Ciao a tutti. E Francesco, com'è andata questa partita? Che è successo? Assolutamente il primo tempo è come se non fossimo entrati in campo. Abbiamo fatto molta fatica a livello difensivo, ma anche offensivo. Abbiamo girato molto poco la palla, abbiamo trovato tanti tiri, troppi forse, e troppo affrettati, senza senso. Ok, e cosa pensi che sia stata la caratteristica della vostra squadra che vi ha penalizzato maggiormente? Appunto i troppi tiri sbagliati e non rientro in difesa. Ma proprio le situazioni di tiro, nel senso tiri sì, forzati? Sì, esatto. Magari troppo presto? Troppo presto e soprattutto forzati. Ok, e invece un aspetto della squadra avversaria che li ha, secondo te, avvantaggiati, qual è stato? Secondo me loro sono stati da subito capaci di fronteggiarci, non hanno avuto paura nell'uno contro uno, hanno girato comunque molto bene la palla e in difesa si sono fatti sentire. Ok. Vedo che nel tuo personale hai segnato soltanto un punto praticamente, con 0 su 3 da 2 e 1 su 2 ai tiri liberi. Non sembri essere stato uno di quelli che si è preso, diciamo, troppi tiri, sì, in un certo senso. Come mai? Perché innanzitutto non dobbiamo forzare ancora di più. Già abbiamo forzato troppo, in più se prendevo ancora altri tiri ho tirato con percentuali molto basse, quindi era giusto così. Ok, ma ti ritieni soddisfatto, suppongo? Potevo fare secondo me molto di più, sia per me che per i miei compagni. Nel futuro cosa vorresti migliorare del tuo gioco? L'aspetto senza la palla, il movimento senza la palla e le percentuali al tiro. Ok. Non ho altre domande per te, se vuoi salutare qualcuno al momento di farlo. Ma tutti i miei compagni di squadra. Ok. Io ti ringrazio per essere qui e un in bocca al lupo per la partita di domani. Grazie mille. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.